Ma lei che cosa vuole? Dica, cosa vuole? Le indagini sulla morte del professor Guidi, il presidente della società immobiliare meridionale ucciso ieri nel suo studio, sono circondate dal massimo riserbo. Tuttavia sembra che Guidi, in occasione di alcuni appalti in Sicilia, avesse subito ripetute minacce da parte della mafia locale. Devi sentire anche il bollettino dei naviganti? Oppure possiamo continuare a giocare? Guarda che tocca a te, sai. Eh? Ah, sì. Ecco. Sei nei guai, Ah, sei qui. Non ti trovavo più. Buongiorno. Buongiorno. Non giocherai mica a soldi, eh? A soldi? Ma cosa dice, signora? È giocare a soldi con un bambino, eh? Un bambino? Sono arrivato al capolinea. Scacco matto. Ha vinto lui, vero? Sì, alla fine. È imbattibile. Capisci adesso perché non volevo che giocasse a soldi, mi creda. A volte è davvero imbarazzante. Sai, è stato più che altro un modo per passare il tempo. E ricevere una lezione gratis. Vieni via. Ciao, Andiamo. A proposito, io mi chiamo Paolo. Ah, anch'io. Beh, ma questa è solo una coincidenza. Infatti siamo su un treno, coincidenza. Guarda che non fai ridere. Ciao, schiappa. Buongiorno. Sto ragazzino. Buongiorno, signor. Arrigo. Paolo, bentornato. Scusami, sai, ma cosa vuoi? Corri, corri tutto il santo giorno. Hai fatto tardi. Già. Sai che sono quasi 4 anni che non ci vediamo. Ti sei sposato? No. Beh, sei stato promosso? No. Hai cambiato ufficio? No. Senti, Paolo, io sono rimasto tale e quale come tu mi hai lasciato. Ah, andiamo bene. Cioè no, ho studiato il francese, così adesso vuoi farmi trasferire al tuo ufficio. Sezione europea antimalavita organizzata, Boulevard de Leroy 66, Parigi, esatto? Esatto, però c'è un inconveniente. Io dopo questa missione cambio ufficio. Ti trasferiscono a Berlino, in Germania. Che scalogna, adesso mi toccherà studiare anche il tedesco. Ho saputo solo stamattina che venivi a Milano. Infatti l'ho comunicato solo ieri. In centrale non aspettano che te, sia Orsini che il capo stesso. Sanno che sei l'unico che può contrastare la mafia. Sai che mi hanno detto che ho visto? Attento! Facci vostri. E che? La testa di un lupo. Un avvertimento della mafia. E come hanno fatto a sapere? Non lo so. Ma loro sanno sempre tutto. Thank you.
Si era messo in malattia, poi quando ha saputo che arrivavi è guarito di colpo. È un pasticcione, ma un buon uomo. Comunque un incarico serio non glielo affiderei mai, anche se c'è qualcuno che la pensa diversamente e dice che ha delle qualità. Beh, io sono uno di questi. Lo so, vogliamo andare. Le armi sono identiche in tutti e tre i casi. Allora le novità? Tutta gente molto importante. E le vittime? Secondo me la mafia ha ripreso una sua vecchia attività. L'omicidio su commissione. Comunque, per quanto riguarda l'ultimo caso, l'avvocato Attardi, troverai il rapporto sul tuo tavolo. E quelli? E quelli sono giornalisti. Aspettano te. Sei in ballo e devi ballare. Pensi anche tu che sia opera della mafia? No, questa volta la mafia non c'entra niente. Il professor Guidi, il presidente dell'immobiliare, era un loro uomo. Mamma. Sto a dire. E adesso che dirai ai giornalisti? Che tutti i delitti hanno la stessa matrice, la mafia. Ma che fai, ci porti il conto? Di solito lo portiamo a tutti. Noi siamo soci del tuo padrone, non lo sai? A me non risulta. È così, perciò Leo c'è sta monnezza davanti e portaci tre caffè. Oh, sta attento, vuoi che ti licenziamo? Il conto. Ma che fai? Vai a prendere le prime tre caffè, poi vieni e pulisci per terra. Andiamo, va. Signora Campora, quei tre là... Non ti preoccupare, ci penso io. Vai, vai. Se ho capito bene, volete entrare in società con me. E mi consigliate di accettare, sennò questo locale diventa sfortunato. E gli possono capitare disgrazie dopo disgrazie. Ok. Ditemi come dobbiamo fare. Un 5% va bene. Questo scherza. Poco, messicano. E allora facciamo il 10%. Ma che 10? Il 50%. Il 50. 25. E 25, 50. Non ti muovere a loco, tu. Tu fai parte della società, e avevi la parte tua pure tu. Non ti pare? Ugiavaca! State a sentire. Quando la vostra carrozza usciva, la mia rientrava. Sono 20 anni che sto in camminando. E non pensate che hai tenga la catena in ristorante perché ha ciupigliato la sisalla. C'è sto sorora a rinda. Ma vado con te all'uomo varando cazzo. Mia. Ti traffatiente, ancora hanno a nascere, ma come per mattino. Andiamo fuori! E ricordatevi, per voi i miei ristoranti stanno chiusi notte e giorno. Non vi fate più vedere. Permesso? Oh, dottor Ferro, quale onore. Prego, accomodatevi, voi siete la polizia, potete entrare dove volete e quanto volete. Prego, che detto? Solo un paio di domande sull'avvocato Attardi. Era un vostro amico, vero? Come no? Era un signore. So che l'hanno ammazzato ieri sera. E voi stavate trattando con lui l'acquisto di un locale? E lui non voleva. Anche questo vi hanno detto? Sì. E date che io ho un passato non poco di buono, sospettate di me anche se è un passato remoto. Non ho detto questo. Ma lo pensate però. Cosa volete che vi dica? Volete sapere dove stavo ieri sera? Prima alla riunione degli amici commercianti e poi con una donna. Siete soddisfatti? Non vi vedo convinto. Ah, dimenticavo. Scusate.
Ecco qua, il contratto d'acquisto di locale risale una settimana fa. Pagato e registrato. Mi pare che non ci sia proprio un motivo di fare ammazzare l'avvocato a tardi. Non vi pare? Bene. Scusate. Tornate quando volete, commissario. Tornerò. Mi hanno detto che si mangia bene nei vostri locali. Mm. Andiamo. Che vergogna. Sei qui a Milano da ieri e ti fai vivo solo adesso. Sì, ma... Stavolta non mi puoi dir bugie, ti ho visto la televisione. È vero. Sai, ieri sera ho fatto molto tardi. Mm. Avevo paura di disturbarvi. Così ho lasciato perdere. Non ti perdono lo stesso. Sai che ti trovo bene. No, sei tu che stai bene. Sembri una ragazza. Oh. Se penso che è un figlio di 20 anni. Non mi hai ancora detto fino a quando ti fermi. Se ti devi trattenere dei giorni, puoi venire a stare qui da noi. Non posso. Almeno sai quello che mangi. Ah no, preferisco stare in un residence. Sai, con gli orari che faccio, finirei per complicarti la vita. Ma che dici? Guarda chi c'è. Ciao Paolo. Carlo. Ciao. Come mai questo nome? Deve essere Stefano. Sai, è per questa serie di omicidi. Pensiamo che si tratti della mafia, e allora? E allora hanno detto, chiamiamo Ferro. Scherzo, lo so che sei in gamba. Ciao. Come va, pistolero? Ah, ciao, Perry Mason. Vai forte, eh? Complimenti. So che vai molto bene all'università. Beh, mi difendo. Ciao, papà. Ciao. Pranzi con noi, vero? Beh, sono venuto qui solo per questo. Hai visto che hai il potere di far restare anche Stefano. Bisognerà che tu venga più spesso. Adesso che viene su, l'avverto. No, no. Se hai da fare, va pure. Tanto io mica parto domani. Vabbè, allora... E poi... Io e te parliamo meglio da soli. Certo, no? Certo. Forse adesso potremo mangiare. Ah, sarebbe pure ora. Beh, io vado allora. Ti trovo quando torno, Paolo. Ah, non credo. Devo disfare le valigie. E poi domani avrò una giornataccia. Ciao. Ciao. Sarà una giornata di fuoco. Arresterai tutti i mafiosi di Milano domani. Mica tutti. Solo quelli che mi servono. E la fai da solo, questa guerra alla mafia? Da solo. Ma sei matto. In due. Ah. Il poliziotto di famiglia. Guardalo, sempre al chiodo. Mentre gli altri si divertono, hai come. Altrimenti lo fregano sulle tangenti. Vero, Caruso? Meno male che è tornato, dottor Ferro. Sentavamo la sua mancanza. Portalo in questura. Sei sicuro che sta qui dentro? Sicurissimo. Ma gli vuoi rompere i coglioni pure a lui? Quello è appena uscito dal manicomio giudiziario. Ah, beh. Aia. Allora ci capiremo meglio, no? Ah.
Vanni! Vanni! C'è il giubbotto antiproiettile. Mamma mia! Non muoverti, ferro! Fai un passo avanti e lo ammazzo, credimi! Fermati! Fermati, ti ho detto! Butta la pistola, ferro, o gli spappolo la testa! Guarda che non scherzo mai, eh. Lo faccio! Hai capito? Lo so che sei un assassino. L'hai detto. Non ci metto niente io a farlo fuori. Fermati! L'hai voluto tu! Fatto ammazzare. Sì, bisogna rischiare nella polizia, no? Ma dai, me ne ero accorto che ha sparato tutti e sei colpi, no? Ah. Buongiorno. Desiderate? Ho portato questo per il signor Acampora. Aspettate che lo chiamo. No, no, non fa niente, non c'è bisogno. Ma non so, bisogna pagare qualcosa. No, no, niente, è un pacco omaggio. Avete sentito? Un pacco omaggio. Questo vino fa schifo. Lo rimandiamo al mittente. E vado io personalmente. Senti, ma quanti ne troveremo qui? Beh, da quello che ho potuto sapere, saranno una decina. Ah, andiamo bene. Noi siamo in due. Sai che botti. Non è pericoloso. Tieni. Tu aspettami qui, eh? Avvertiti che in macchina c'ho pure un cacciavite. Magari quelli mi sottovalutano e io sono costretto a fare una strage. Ehi, l'ingresso è vietato ai non addetti ai lavori. Non mi pare che abbiano invitato pure voi. Faccio un'improvvisata, sono tutti vecchi amici. Questa è una riunione privata e voi restate fuori. Sta buono, Spanò. Non tocca a te prendere iniziative. Ehi, garçon, dove credi di andare? Arrête-toi, arrête-toi! Fermo, tu, state buono. Sera. Ferro, come minchia avete saputo che eravamo qua, ah? Eh? Me l'ha detto un'indovina. Lo ha letto nei fondi del caffè. Non avevate il diritto di entrare. Me lo ha già detto Spanò. E tu non sei più convincente. Mi fa piacere vedervi tutti seduti al tavolo della pace. Non poteva continuare questa guerra tra marsigliesi e siciliani. Lucien, a se qui semble tes affaires marchent très bien. Louis le Lyonnais, tu as fait beaucoup de chemin. Bravo. Anche voi avete fatto molta strada. E là, Marius, ça va bien? Un mese fa ti ho vista a Parigi, con una bella Jaguar e una splendida donna a bordo.
La Jaguar è della società. Bene. Export import di vini pregiati. Forse non lo sai, ma anche la donna è in società con un altro. Non te la prendere. Capita anche nelle migliori famiglie. Bene, vedo che avete fatto tutto secondo le regole. Tutti i perquisiti prima. Fuori i gregari che si sorvegliano a vicenda. Il locale è perquisito da cima a fondo. Senza trucchi e senza inganni. Propongo un brindisi. Lève-toi de mes couillons, ferro. Guarda, che non sto scherzando. Dico la verità. Mi fa piacere che vi mettiate d'accordo. E così stiamo più in pace anche noi. Peccato che non ci sia lo champagne. Ah, ma possiamo usare la Coca-Cola. Questa è per te, paternò. Questa è per te, Cassese. Oh, per te, Marius. No, forse questa è per me. Fetosi, questa ce la pagherete. Questo trucco fu usato a Dallas nel 1947. Sai, Marius, dovendo scegliere, preferisco loro. Sono italiani come me. E poi mi servono. A Milano non ci dà pace. Ogni pretesto va bene per arrestare qualcuno dei nostri. Pure all'incontro con quei fedusi dei marsigliesi, Vinny. È uno che conosce tutte le nostre mosse. Anche se in quell'occasione ci fece un grossissimo favore. È proprio questo che mi fa pensare. Che ci abbia fatto un favore. È necessario fare qualche cosa. A Milano ha una sorella e una nipota a cui è molto affezionato. No, no. Con lui non funziona. Ci penso personalmente io a Ferro. Volete rientrare in Italia, don Alfonso? Può essere pericoloso. Sarebbe più rischioso non farlo.
restituisco l'omaggio. È inutile che tenti di scappare. Appena finito di leggere questo foglio, le bottiglie esploderanno. E domani ti manderò una bella grillante. Tieni, questo è per te. Di che si tratta? Di che si tratta? Un biglietto per la pelota basca. Uno. E per me? Tu aspettami qui. Ma può essere una trappola. Ha maggior ragione. Perché dobbiamo rischiare in due? Vai, vai a mangiarti qualcosa. Ciao, dopo. Piacere rivederti. Don Alfonso, vi trovo molto bene. Quanti anni sono che non ci vediamo, ah? Quando avete lasciato l'Italia? 2 anni fa. Passa il tempo. Ma non per voi, Don Alfonso. Non siete cambiato affatto. Sei gentile a dirlo, ma gli anni ci sono. La vita è una brutta bestia. Ma non ne parliamo. Hai capito subito che sono stato io a mandarti l'invito. Mi so leggere i vostri messaggi. Mi fa piacere. Non dimenticate che vi conosco da molto tempo ormai. Già. Eri un bambino quando veniva a giocare nel mio giardino. Gli amici mi avevano sconsigliato di venire. Sai, per quel vecchio mandato di casa. Mi sorprende che un uomo come voi, che ha fatto del silenzio una regola di vita, si lascia andare così. Te l'ho detto. Stai invecchiando. Ma c'è di più. La tua compagnia mi rilassa. E sollecita le confidenze. E allora è meglio che andiamo a parlarne fuori. Hai ragione. Andiamo. Agli amici che temevano per la mia cattura, gli ho detto, quella è una sciocchezza. Paolo Ferro non si spreca dietro alle fesserie. Non è uno sbirro lui. Inoltre dopo un mese sareste in libertà. Beh. Lo sapevo. Infatti agli amici disse. Lui, quando mi arrestò, fu per una cosa seria. E anche quella volta non me ne voleste. Perché anche allora non fosti uno sbirro e perché mi trattaste con rispetto. Il resto fa parte delle regole del gioco. E in questo gioco non c'è gusto se non c'è il pericolo. Anche la vita si apprezza meglio se c'è il rischio. È proprio così. Andiamo a cena, naturalmente, Credo che abbiamo altre cose da dirci. A tavola si parla meglio. Possiamo andare a cena insieme? Sì. O è cambiato qualcosa, cioè? Non è cambiato niente. Sicuro? Su, andiamo a mangiare. Beh. Qui dietro ci deve essere un ristorante dove si mangia dell'ottimo pesce. C'è ben ricco. L'avete azzeccato in pieno. Complimenti. Una certa memoria culinaria. Come si conviene a un buon siciliano. Pensi sono piaciuti anche a me. Erano buoni. Veramente buoni. Faccia i miei complimenti al cuoco, eh? Quale onore! Ah, di nuovo voi. È la seconda volta che ci si incontra in poco tempo, eh? Non sapevo che anche questo ristorante fosse diventato vostro. E con il prossimo saranno 7. Con mie 7 baccate capitale. Luigi, mettete a disposizione degli amici. Sono cliente di riguardo. Prego. Accomodatevi, commissario.
bel passato di camorrista. Ma sembra che adesso sia diventato onesto. Col pesce. È onesto. Eccomi a voi, signori. Cosa porto da bere? Corvo bianco ghiacciato. Bene. Allora, pure tu ci ritieni responsabile di quello che accade qua a Milano? Infatti non ci ho mai creduto. Guidi era un vostro uomo. Verissimo. Ed è un conto che dobbiamo regolare assolutamente. Mi pare che abbiamo un obiettivo in comune. Se ho ben capito, mi stai facendo una proposta di alleanza. Non c'è niente di scandaloso. Certo, un'alleanza tra la mafia e la polizia. No. Tra voi e me. Vede, Cardella, secondo me il finanziere Govoni ha dichiarato fallimento solo a causa di una serie di operazioni che risultano poco chiare. Francamente, caro avvocato, mi sembrano conclusioni un po' affrettate. Sono certo che lei, come liquidatore della banca, può senz'altro trovare che l'azienda... Ho già trovato, qui è la certificazione completa degli illeciti. Ci passerò la notte per formulare una relazione, ma domani mattina riferirò tutto al tribunale. Avvocato! Avvocato! Hai sentito degli spari? Io non ho sentito niente. Lo dicevo io che c'era qualcosa. Dai, metti in moto, stagli dietro e non farti seminare. Pronto centrale, inseguiamo un BMW blu in fuga da Piazza Duse verso la stazione. Hanno sparato, passo. Attenzione, sparatoria a Piazza Duse. Stagli addosso. Anche le auto, dirigere verso la stazione. Qui auto commissario Ferro, ci richiama anche noi sul posto. Spingi che li perdiamo. Accelera! Vi ammazzo tutti, fermi! Restate ai vostri posti, il primo che si muove l'ammazzo. Seduti o vi ammazzo! Tu vieni con me, fermati e butta la pistola, altrimenti l'ammazzo. Non fare il fesso. Butta la pistola. Butta la pistola o l'ammazzo! Aspetta.
Ha fatto secco. È ancora vivo, chiama un'ambulanza. Subito. State calmo, state tranquillo, non vi farà del male. Ma che fai? Ma che fai? Che vuoi fare? Lasci stare quella donna. Te la porti appresso con la polizia che ti cerca. Da solo hai più possibilità di farla franca. Lasciaci in pace a noi e scappa prima che sia troppo tardi. Ci stanno le chiavi in due cruscotte. Piglia la macchina e scappa. Sta a Massandini. Salvati. Può arrivare la polizia. Mi hai capito? Non fare pazzie! Fatemi passare, fatemi passare, accidenti a voi! Commissario, mi dispiace. A Campora gli ha mollato la macchina ed è fuggito. Potevate aspettare. Forse l'avremmo preso. Io mi sono preoccupato di salvare una vita umana. Se ho sbagliato, ditemelo. Comunque lo avete visto in faccia. Tutti i clienti l'hanno visto in faccia. Domani li voglio tutti in questura. Finalmente sei riuscito a beccarne uno. Ma attualmente è in coma. Non possiamo interrogarlo. Qui non si fa mai giorno. E l'altro? Quello del ristorante? Stanno cercando di ricavarne l'identikit. Ma sai come vanno queste cose? Certo. Ok, io sono arrivato. Ciao. Ci vediamo dopo, eh. Sei già qui? Preparati che oggi ti porto in società. Allora mi faccio bello. Eh? Come non detto. Accidenti, che villa. Vedi? Bisogna fallire nella vita. Allora io ci dovrei avere in castello. Sono fallito de 7 generazioni. Ah, vedi questa, oh. Seguila. Hai detto seguila. Guarda che io la seguo, eh. Sì, perché? Casca bene. Proprio oggi che sono un figurino. L'aggancio. Me la porta a cena e domani le racconto tutto. Quasi tutto. Io sono un gentiluomo. Ingegner Govoni? Sì. Ah, prego, si accomodi. Beve qualcosa? No, grazie, molto gentile. Ah già, voi non bevete mai in servizio? Non esatto. Io, per esempio, bevo solo in servizio. Allora potete bere, eh? Ma non sono in servizio. La mia è una visita di cortesia. Volevo sapere se può dirci qualcosa sulla morte dell'avvocato Morelli. Me la sono fatta anch'io questa domanda. Ma non sono riuscito a trovare una risposta. E allora proverò ad aiutarla. Morelli era il liquidatore del suo fallimento. Sa, alle volte i fallimenti nascondono dei grossi imbrogli. Se per questo, Morelli ne curava altri due. La borsa che hanno portato via conteneva il suo dossier. Un dossier si può sempre ricostruire. Sì, ma le indagini dovrebbero ricominciare da capo.
E sa, qui siamo in Italia. E poi lei potrebbe sempre pensare di andare a vivere all'estero. Sinceramente non ci ho mai pensato. Non è che si stia molto male qui. Ah, no, vedo. Senta, a proposito, chi era quella ragazza che stava qui con lei? La signorina Stefani. È impiegata presso un'agenzia immobiliare del centro, la Padana. Ragazza molto efficiente. Mi è stata molto utile per una pratica al comune. Grazie. Prego. È mezz'ora che ti aspetto. Ma ieri sera ho fatto tardi. Però so tutto della ragazza vista dall'ingegner Govoni. So che... Si chiama Eva Stefani. Lavora all'agenzia immobiliare La Padana. Vive sola ed è nata 23 anni fa a Varese. Beh, tu hai saputo qualcosa di più? Di più? Io ho saputo di meno. Anzi, no. La portiera dice che è una brava ragazza. Brava. Sei proprio una volpe, eh? E Govoni? Un bastardo. Professore? Sì? La risposta fra un paio di giorni. Grazie, professore. È molto difficile fare una prognosi. Vede, non siamo ancora in grado di dire se il coma è reversibile. Stiamo facendo tutto il possibile per rianimarlo. Le potrò essere più preciso fra qualche giorno, d'accordo? Grazie. Arrivederci. Oh, l'unico che abbiamo in mano è in coma e forse non riuscirà mai a parlare. È proprio un'indagine sfortunata questa. Sai dove stiamo? Stiamo in macchina, capo. Mm. No, nella merda fino qui. L'unica cosa certa che sappiamo è che tutti i delitti sono eseguiti con la medesima tecnica. Dietro ci deve essere una specie di anonimo omicidio. Sono d'accordo anch'io. C'è un anonimo omicidio? No, che stavano a me. Ma guarda tu sto stronzo. Tu, ma che fai le corse? Io voglio dare una lezione. Guarda, daglielo quando non ci sono io a punto, eh. Non ti fidi di me? No. Perché ti fermi? E guarda, c'è quello stronzo della Porsche. Beh? Andiamo io un po' a chiedere che mestiere fa la madre. Non è possibile. Perché? Lo so già. La madre è mia sorella. Ah, beh, allora... Lui è Stefano, mio nipote. Chissà chi gliel'avrà data quella macchina. Stefano! Stefano! Ciao Paolo! Che sorpresa, che ci fai da queste parti? La sorpresa veramente sei tu. Per la macchina? È di Marco, Marco Gigliotti, un mio amico, il figlio del chirurgo. Lo conosci? L'hai vista a casa mia? Ah, sì, sì. Beh, facciamo che arriva prima a casa. Con la mia. Non c'è paragone. Questa è una bestiaccia. Mi raccomando, vai piano, eh. Ciao. Dritto a casa, eh. Ci andiamo a prendere un caffè? È una buona idea. Due caffè, uno lungo, macchiato, decaffeinato, senza zucchero e in tazza fredda. Basta così. Perché che ci vuole?
Ti è piaciuto il pranzo? Sei sempre stata una cuoca bravissima, tu. Strano che Stefano ritardi. Sapeva che dovevi venire. Speriamo che non sia andato male l'esame. Quale esame? Ne avevo uno stamattina, anche piuttosto difficile. Ecco. Oh, meno male. Ciao. Ciao. Com'è andata? Mi hanno fatto star lì tutta la mattina e poi me l'hanno rinviato. Che vuoi farci? Mi dispiace. Beh, siediti. È tutto pronto da mangiare. No, non importa, no. Ho già mangiato un panino. Prendo una cosa in camera e scappo. Perché non ti fermi? Aspetta Marco. Sì. Non ti dispiace, Paolo, vero? Ah, no, no. Va pure. Ti capisco. Senti. Ma è molto ricco, Marco, di famiglia. Figurati, ma lo sai quanto costa una visita da Gigliotti? Inoltre due cliniche sue, più una cattedra all'università. Stefano ce l'ha ancora, il veliero che gli portai da Napoli. Certo, sta nella sua stanza. Vuoi andarla a vedere? Sì. Andiamo. Pensa, mi fu regalato da uno che aveva arrestato. Li fanno in carcere per passare il tempo. Eccolo lì. Lui dice che gli dà un senso di pace e di libertà. Senti, me lo faresti un buon caffè? Certo. Cosa che posso chiedere solo a te. Sai, si tratta di mio nipote, quello della Porsche. Moriò. Ho il sospetto che... Sì, insomma, penso che si droghi. Roba leggera comunque, hashish, marijuana. Ecco, vorrei che tu gli stessi un po' dietro. Capisci? Sta tranquillo, lascia fare a me. Mi metto dietro al ragazzo e in un paio di giorni ti dico tutto. Grazie. Le jeux continuent, mesdames, messieurs. Carte. Sette alla ponte, neuf alla banque. La banca ha gagné, mesdames, messieurs. Il signore gioca ancora? Sì, ancora. Bien. Carte. Une carte à droite, une carte à gauche. Deux cartes, deux cartes. Huit. À la ponte, neuf à la banque. La banque a gagné encore une fois, mesdames, messieurs. Pour vous, madame. Voilà. Pardonnez-moi, mesdames, messieurs. Nous sommes à 5 millions, mesdames, messieurs, un banco de 5 millions. Et adesso, come faccio? Carte. Pietro. Une carte à droite, une carte à gauche. Une à droite, une à gauche. Qui est? C'est uno che è diventato la madre a Toronto. A Peppina l'ha castigato, gli ha levato tutti i soldi. La banque a gagné, mesdames, messieurs. Vous jouez encore, madame? Bien, madame. Changez 20 000 à monsieur. Changez 20 000 à monsieur. Carte. 7 à la banque. 8 à la banque. C'est la propre serata. La banque gagne encore, mesdames, messieurs. Ti va male, eh? Sì, le jeux continuent. Sì, dopo che sfortunato. Sono serate.
Ma vedi che ci ti posso portare una poca fortuna. Magari, grazie. Banco. Quant'è? 10 milioni. Banco. Un banco di 10 milioni, mesdames, messieurs. Carte. Une à droite, une à gauche. Une à droite et une à gauche. 9. 9. 9. Voilà pour vous, monsieur. Bien, on va le voir. Les jeux continuent. Les jeux continuent, mesdames, messieurs. Banco. Adesso vai alla cassa. Va bene. E le vai a cambiare. Curra all'aeroporto e piglio prima aereo per Toronto. È chiaro? Ma che fai? Ma pigliate per prevede. Non farti vedere mai più qua, mai più. Se no ti faccio una faccia e schiaffo. Va, ci arrivi. Grazie, grazie. 8 alla ponte, 7 alla ponte. A Marona t'accompagna. A te e mamma tua. Voilà pour vous, madame. Merci, merci. Les jeux reprennent, mesdames, messieurs. Principa, sta venendo il commissario Ferro. Ah, sì. Offrigli da bere, va. Un million. Banco de 1 million. Tu guarda, ci hanno fregato, eh? Eh già. Cosa smetti, no? Andiamo. La malavita a Milano non c'entra, questo te lo do per sicuro. Ma quello che avete preso? È in coma e ancora non sappiamo chi è. Caro Paolo, non è facile fare il poliziotto. È una fortuna per voi che sia così difficile, no? Ma che fai? Ti mette pure tu a fare la malalingua. Questo lasciamolo dire ai giornalisti che campano con le parole. Tu sei uno che fa i fatti. Sì, ma in questo caso i fatti stanno a zero. Ad un certo momento ho sospettato anche di Acampo. Ma sembra che sia diventato una persona per bene. Ieri, quando è venuto in questura, gli hanno persino telefonato minacciandolo di morte, perché era venuto a testimoniare. Un modo lo troveremo. Stai tranquillo.
scusi. Ma che diavolo convince? Scusi tanto, ma io volevo solo fermarmi. E io dovrei crederle. Certo. Ci sono altri sistemi per fermarsi. Sa, ma io non sono molto pratico. Allora perché viene a pattinare? Per colpa sua. Mia? Sì, sua. È lei che è venuta qui. Non avevo altro modo per conoscerla. Guardi, io la conosco già benissimo. Tipi come lei ne ho incontrate decine. Grazie, sono sempre io. È una settimana che le sto dietro. E va bene, conosciamoci pure. Ma si deve togliere i pattini. Lei è un pericolo pubblico. Eh? Davvero. Come si chiama? Eva. Le andrebbe di uscire con me? Ci terrei tanto. Davvero? No, adesso non posso. Devo tornare in ufficio. Semmai domani sera. Sa perché accetto di uscire con lei? No. Perché è il primo uomo che quando dico che mi chiamo Eva, non mi risponde Adam. Dove ci vediamo? Domani sera qui alle 8. Ah. Ehi! A proposito, come ti chiami? Adamo. Scorta valori. Cosa c'è? In piazza Diaz è accaduto qualcosa. Sparatoria? Sì, c'è un morto per te. C'è recente che sia morto? Ma potrebbe anche essere una finzione. È probabile. Allora ok, provvedete voi. Adesso in questo, commissario.
Avete visto, commissario? Che peccato. Me l'hanno ammazzato sotto i miei occhi. Era un bravo figlio. Stava con me da pochi giorni. Tenete, signor, tenete. Lo conoscevate, dottor? È stato 2 anni con me a Torino. Ho sentito gli spari e mi sono buttato subito giù. Ho visto un uomo col viso coperto che mi ha messo il mitra in faccia. E poi è passato il furgone della banca. È stata una bella fortuna. Una grossa fortuna. Maronna mia, non lo saccio manchi come mi sono salvata. Eppure me l'avevate detto di stare attento. Ho paura, commissario. Ho paura. Ci riproveranno. È meglio che lasciate Milano, eh? Ci penserò, dottore. Buonasera, commissario. Non sono commissario. Ma come devo chiamarla? Se te va, chiamami semplicemente dottore. Comunque qui è tutto tranquillo. Se vuole dare un'occhiata all'altra sala. No, ci credo. E i soliti clienti, più o meno. Tutta gente per bene. Posso offrirle un aperitivo? Come no? Almeno così ci avrò l'illusione che dopo andrò anche a cenare. Ciao. Ciao, Stefano. Ciao. Simpatico, eh? Chi è quello là? Ciao. È un cliente che viene spesso. Molto generoso. Fine. Suo padre deve star bene. Sta meglio il figlio. Certo che ti sto studiando. Devo sapere se sei il tipo d'uomo con cui una brava ragazza può uscire. Ah, e che cosa hai dedotto? Che sei un tipo misterioso. Io ho parlato tanto, tu non hai detto una sola parola. Forse perché sono poco interessante. Non direi proprio. Guidi la macchina tipo Formula 1. Sei molto sicuro di te. Poi, entrando qui dentro, ti sei guardato intorno come se cercassi qualcuno. Hai cambiato umore e ti sei fatto sospettare. Ehi, quante cose noti. Scommetto che sei una donna poliziotta. Cos'altro hai notato? Hai un'ottima pronuncia francese. L'ho sentito quando hai ordinato il vino. Fuori le conclusioni. Sei un poco di buono. Per me potresti benissimo essere un fuorilegge. Mi hai scoperto. Sì. Un fuorilegge francese venuto a Milano per nascondersi. Se così fosse, usciresti ancora con me? Senza dubbio. Lo trovo così affascinante. La tenevo da parte per una grande occasione. Carino qui, eh? Sì, ma ci sto poco. Non riesco nemmeno a godermelo. Vieni. Tutto il giorno sono fuori per lavoro. Sì, ma è un lavoro interessante da quanto mi hai detto. Sai, quando sei obbligata a farlo. Ma io mi realizzo diversamente. Mi difendo, insomma. Per soddisfare altri desideri tutti miei. Basta così. Perché? Altrimenti ti addormenti tra le mie braccia. Ti dispiacerebbe? Ah, figurati. Ma dopo.
Tutto qui. Due giorni di permesso solo per dirmi che Stefano frequenta un night di lusso. Hai ragione a protestare. Certo che tu ieri ti sei ammazzato di lavoro. Ho appurato che Eva Stefani non c'entra niente con Govoni e gli altri. È una ragazza semplice, per bene. Ho capito, ci sei andato a letto. Tieni. È l'impronta dell'appartamento di Eva. Fanne fare una copia. Ah, sei proprio romantico, eh? Non lo sapevi? So chi sarà la prossima vittima. Chi sarà? Io. Tu sei pazzo. Ci ho riflettuto a lungo. Meno male. Il ragazzo che era in coma è morto. Non ho altra scelta. Devo commissionare il mio omicidio. Diciamo che qualcuno voglia liberarsi di me. Di un poliziotto rompicoglione. Perfetto. E se per questo lo troveranno credibilissimo. Si tratta della stessa banda. Lo ha stabilito la perizia balistica. Se va, incastriamo tutti. Bene. Se ti vuoi far ammazzare, accomodati pure. Sai come si fa? Sì? Si fa un'inserzione pubblicitaria su un giornale di Lugano, dando il nome della vittima. Il giorno dopo un'altra inserzione della conferma che hanno accettato l'incarico. A questo punto si accredita la somma su un conto anonimo svizzero. Ed è fatta. Sì. Lo so, ma ho bisogno del vostro aiuto. Per un affare come questo, scordatelo. Già, ma io una volta gli ho fatto un favore. Ma questo è un linguaggio da mafioso. Sì. E sarebbe il favore? Ho bisogno di soldi. Se propongo questo affare ai miei capi, al 90% me lo bocciano. I soldi non sono un problema, ma perché lo fai? Per la carriera? No, non te ne è mai fregato niente. Per il successo, per la gloria, neanche. Le medaglie pesano troppo. Lo so che quando ti metti una cosa in testa, ma stai con gli occhi aperti. Una volta partita la commissione, non si può tornare indietro. Subito che c'era qualcosa che non andava. Ma quando sono arrivato giù, avevano già fatto tutto. È quello che ha ucciso il killer. Fatti dire i dettagli. Sa dirmi che ora era? Le 9 precise. Arrivava sempre puntuale. Chiama l'ambulanza. Hanno sparato con questo.
Sempre le solite armi. Vai a bloccare Gomori. Io vado a casa di Eva. Eva, sono Ricci. Non ti trovo mai. Richiamami, ti prego. Ciao. Sono sempre Ricci. Ma dove vai tutto il giorno? Io sto in banca fino alle 7, telefonami. Ho bisogno tanto di vederti. Dov'è il commissario? È ancora su. Arrigo. Ho trovato Gogoni. È stato ucciso. Devi rintracciare un certo Ricci. Lavora in banca. E che c'è? A Milano ci saranno più di 1000 agenzie. Non è più tempo di scherzare, Enrico. È dispiaciuto pure a me, di Eva. Era una strana ragazza, scaltra, intelligente. Sicuramente l'avevano incaricata di agganciarmi per spiare le mie mosse. Ma in certi momenti è stata solo se stessa. E sono... sicuro.
Ciao. Oh, meno male che sei arrivato tu. Altrimenti andava a finire che avrei mangiato da sola. E perché? Stefano è tornato e si è subito chiuso in camera sua. Non so che cosa abbia. Lo capisco sempre meno, quel ragazzo. Non ti preoccupare, gli parlo io. Ti ringrazio. Ciao Paolo. Ciao. Beh, non vieni a tenerci compagnia a tavola? Non ho voglia di mangiare. Potresti farlo per tua madre. È stata tutta la mattina davanti ai fornelli. Non mi va. Capisco. Non è la cucina prelibata dei locali di lusso che frequenti. Che ne sai tu? So anche altre cose su di te. Mi hai fatto pedinare. Lo so. Non si dovrebbe frugare nella vita privata delle persone. È una porcata di noi poliziotti. Ma non si dovrebbe nemmeno spacciare la droga. È una porcata ancora più grossa. Io non spaccio la droga, sei impazzito. Questa? L'ho trovata lassù. Cos'è, gomma da masticare? E allora, come fai a mantenere la macchina? Che tieni in un garage lontano da casa. E a pagare i conti dei locali di lusso. E tutto il resto, eh? Sì, è vero. Sto cercando di venirne fuori, ma è difficile. Mi ci trovo dentro fino al collo. Ma lo sai? Di, lo sai? Quanti ne muoiono ogni giorno per la droga? Sì, sì, lo so, Paolo, lo so. E allora? Ma lo capisci che quando uno si trova nel giro... Va bene. Ti aiuterò io ad uscirne. Ma devi dirmi tutto. I nomi, i locali dove si incontrano. Insomma, tutto. Ma se non lo fai, ti giuro su Dio, anche se ti voglio bene, ti spacco con le mie mani. Mi stai chiedendo di fare la spia? Ma ti rendi conto? Che stai facendo di peggio? Ma che succede? Niente. Divergenze di opinioni. Sai come sono i ragazzi di oggi. Stefano. È arrivato Marco. Oh. C'entra anche Marco in questa storia? No. Lui si buca. Marco non ha bisogno di procurarsi i soldi. Il padre gliene dà quanti ne vuole. Allora siamo d'accordo, eh? Mi informerai tu? Sì, ci proverò, ma... Ho paura. Quella è gente che ti fa secco, non scherzano mica. Dimmi una cosa. C'entra per caso la mafia? Ehi, chi vince? Ah, ma sei gocciuto. Senti, hai provato con le 100 lire? Ma se prima con tre cazzotti me lo dava. Che pazienza. Sai qualcosa di quel Ricci? Forse, se funziona l'idea che c'ho in testa, mo ta dico. No. Fai di testa tua. E mi raccomando, non perdere di vista Stefano, eh? È quello che faccio. Bravo. E tu dove vai? Al tiro al piccione. E che vai a fare? Il piccione, naturalmente. Ah. Ma stai tranquillo. Il posto che ho scelto per questa trappola è pieno di poliziotti. Da ieri sto nel mirino. Sul giornale svizzero è uscita la conferma che accettano il contratto. Thank you.
Ehi, commissario! La vogliono al telefono! Sì, pronto. Ah, era mio nipote. Dove ha detto che ci vediamo? Bene, ci vado subito. Ah, se richiama, ditegli che mi avete dato il messaggio. Grazie.
E sei così sicuro che si tratta di Ricci? Perché Ricci non può essere sparito nel nulla. Aiuta. Questo non è annegato. Era già morto quando è finito in acqua. Hai visto? Ricci Sergio, banca di credito industriale. Tutto chiaro, no? Vieni. Tiratelo su. Sei tu, il capo dell'anonimo omicidi. Ma che dice? Fu asciuto pazzo. Sei stato furbo. Quando hai temuto che il ragazzo che era in coma potesse salvarsi, hai organizzato un finto attentato. Ti sei messo al riparo da ogni sospetto. Ma che dite? Finto attentato? Sì, finto. Due uomini che uccidono Albani. E ti mancano per un pelo. Tutto combinato. Anche l'ora del passaggio del furgone della banca. Hai infilato Eva nel letto di Ricci per saperlo. Il ragazzo che venne nel tuo ristorante non fu un caso. Venne perché tu lo salvassi! Ma che vai dicendo? Io non ti capisco! Sei un gran figlio di puttana! Tu mi vuoi portare in tribunale davanti ai giudici, ma io ci vado da solo, perché di te non mi fido! E dirò ai giudici, guardate le stronzate che fa il commissario Ferro! E ta faccia fa una figura in merda, commissario! Le prove! Dove sono le prove? Sono tutto morto! I morto! E così tutto mi è stato contrario. Tranne la vostra amicizia. Mi devo la vita, Don Alfonso. Non lo dimenticherò. Pensavi che ti lasciassi andare allo sbaraglio. Quattro occhi vedono meglio di due, mi sono detto. E avevo ragione. È la peggiore sconfitta della mia vita. Non sono riuscita ad aiutare Stefano. Ma Raffaella Campora non la passerà liscia. Dovessi fabbricarle con le mie mani le prove. Dovrà pagare. E quando questo? Ci passereste la vita e forse non ci riuscireste. La tua legge è lenta, fatta di prove, di giudici, di testimoni. Per questo spesso la giustizia non fa giustizia. La nostra, invece, è più rapida. Per noi, chi sbaglia, paga. E Agampora ha sbagliato due volte. Perché ha fatto torto a te. E perché si sta allargando troppo. Che volete dire? Niente. Domani compro il giornale. Spero di rivederti ancora. Addio, Don Alfonso.